Salve e grazie di esserci. Convulsa assemblea giovedì sera del Partito Democratico di Foggia. All'ordine del giorno la nomina assessore di Rocco Palese. Considerata la scelta di Emiliano una sorta di sfregio nei confronti dei Dem. Magari, diciamo noi, Emiliano avesse fatto scelte di questo tipo in passato. Perché c'è molto, ci sarebbe molto da scrivere o da riscrivere sulla storia di quel piano di riordino, in estrema sintesi. Quel piano di riordino ospedaliero ce lo chiedeva l'Europa, era dentro un generale riassetto dei sistemi sanitari nazionali del vecchio continente. Quel piano di riordino aveva una firma d'eccezione, un super consulente, ovvero Mario Morlacco della grande famiglia dei Morlacco, un nome di riferimento della sinistra politica del territorio in quegli anni. Ancora nel 2005 vince grazie al sostegno quasi totale della sanità privata regionale, dei portatori di interesse della sanità pugliese. Ancora nel 2005 il primo assessore della consiliatura dell'ex governatore Alberto Tedesco. Figura di riferimento del Partito Socialista dei tempi belli, ex senatore PD, capace amministratore, uno per il quale servirebbero un paio di note di detti e contraddetti nel bene e nel male. Insomma, anche sulla nomina di Palese servirebbe magari un punto di vista meno dogmatico, meno ideologizzato e, ripeto, magari Emiliano facesse scelte di questo tipo. Ma questo è un altro piano, perché l'investitura dell'ex fedelissimo di Fitto, in realtà è stato un pretesto per il segretario provinciale del PD, Lia Azzarone, per svelare, raccontare un episodio assolutamente inedito e che in una qualche maniera racconta diversamente un passaggio importante della vicenda politica di questa città, in quel caldo, caldissimo agosto del 2020. Quando Landella, esattamente il 23 agosto 2020, lascia Forza Italia dopo ben 26 anni di militanza per approdare nelle file del partito della Lega di Matteo Salvini. E qui si situa la confessione di Lia Azzarone. Il segretario provinciale dice sostanzialmente, lo dice in una maniera chiara, certo, alla sua maniera, biascicando parole, questuando complicità, rovistando nel cassetto dei buoni sentimenti dei giovani del PD, ma insomma sostanzialmente dice che De Caro, Antonio De Caro, sindaco di Bari, il migliore sindaco d'Italia, astro nascente dei Dem a livello nazionale, era andato da lei a chiedere di trovare un posto nelle liste per Micaela di Donna. E lei si era opposta, perché lei, ha detto giovedì scorso, è un'altra cosa rispetto al modo di fare politica di Emiliano, e cioè l'assimilazione di pezzi di ceto politico, ora di centrodestra, magari anche dei 5 Stelle, nel campo appunto del governatore. Insomma, Emiliano è una sorta di grande vampiro che si rigenera attraverso il sangue dei suoi competitor o avversari. Ma lei, Lia Azzarone, non fa così e si era opposta a quella operazione. Ora, voi capite che una rivelazione di questo tipo in altri tempi avrebbe fatto saltare il banco, terremotato un quadro politico, un processo politico, un gruppo dirigente, invece adesso tranquillamente no. Si può sputtanare così De Caro senza conseguenza di alcun genere, perché la sostanza è che Lia Azzarone, non io, Lia Azzarone, dice che lo Stato Maggiore, l'establishment del PD regionale, considerava di fatto Landella, anzi il clan Landella di Donna, una sorta di costola della sinistra. Ok? A chiudere i lavori poi ci ha pensato giovedì scorso Raffaele Piemontese, che ha riportato un po' tutta la discussione sui binari della Realpolitik, dicendo sostanzialmente io ero anche contro Palese, però che dobbiamo fare? Mica possiamo lasciare gli assessorati, come ci chiede Amati, non è possibile, anche perché, libera nostra interpretazione, col cavolo poi mi becco 22.000 voti e
Evidentemente anche il 90% della platea di quel giovedì sera, il giorno dopo, saluterebbe l'assessore regionale. Ok, ma questo è anche un altro discorso. Messaggio in bottiglia per i giovani e meno giovani che credono nella sinistra. E cioè, ormai è sempre più evidente, insomma, che c'è una sorta di doppio registro, un doppio livello della politica. C'è una parte ufficiale, quella delle parole d'ordine, dei comunicati stampa, dello storytelling, per cui siamo mafiosi perché poi per colpa di Landella, siamo ultimi in Italia per colpa di Landella. E c'è invece una parte non ufficiale, un po' più, come dire, oscura, non confessabile, anche un po' maledetta, per la quale l'ex primo cittadino può essere un potenziale alleato, uno di noi. Ok? E quindi, per la parte ufficiale, si fanno le manifestazioni No Landella Day a maggio del 2021. Per la parte non detta, non ufficiale, invece, come dire, servono accordi e si costruiscono intese. Ok? Bisognerebbe capire che cosa accade da agosto 2020 in poi, in quell'anno che poi porta allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale di Foggia, e servirebbe uno storico, diciamo, di confine, anche un po' errante, magari anche qualche cronista non allineato, ma anche questo è un altro piano. Insomma, capite, c'è una politica ufficiale e una politica non ufficiale. Quella ufficiale è quella di Pippo Cavaliere, che fa il paladino della legalità, che tuona contro la deriva mafiosa di Foggia, e quella non ufficiale per cui lo stesso Pippo Cavaliere briga con Iaccarino, che non è uno stinco di santo, come sapete, per convincerlo a passare nel campo del centro-sinistra, nonostante, diremmo, le terrificanti primarie del centro-destra di qualche anno prima. Lo stesso Cavaliere che il 3 gennaio 2021, a 3 giorni dalle pistolettate di Capodanno, va a casa, lo ricorderete, di Iaccarino per boh, episodio mai chiarito. Si ricordano solamente le belle espressioni dell'ingegnere, e cioè i comunisti, ricorderete, sono la peggiore specie, dice così a Iaccarino, non sappiamo per convincerlo su che cosa, eccetera. Senza considerare il devastante conflitto di interesse del professionista prestato alla politica. Insomma, caro ingegnere, la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto. Ecco, l'attacco è una sorta di corda pazza, ok? Corda pazza è una felice espressione di Leonardo Sciascia per descrivere il carattere dei siciliani, la loro scapigliata alterità, la loro libertina diversità. Corda pazza è un'espressione usata da Leonardo Sciascia, riprendendo Pirandello, per descrivere i siciliani, sottolineando quel senso di alterità un po' scapigliata, di libertina diversità. Un giornale non può essere una caserma. L'attacco è una corda pazza e bisogna capirlo una buona volta. Grazie, alla prossima.